Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È anche tempo, tra le tante cose, di rinnovi, perché qualche contratto in scadenza e giustamente si va o meno a rinnovare. La prima ufficialità riguarda Pinsoglio, il terzo portiere, rinnova per altre 2 stagioni, non è che sia molto influente quanto accade, ma chiaramente desta, come meno, perlomeno è uno spunto di riflessione, sono 2 spunti di riflessione, le situazioni, le posizioni contrattuali di Angel Di Maria e Juan Cuadrado. Su Alexandro, il prolungamento ne ho già parlato qualche tempo fa, però fondamentalmente questi 2 qua sono molto più interessanti anche per il momento, per l'attualità, no? Che portano questi 2 temi. E la questione è che per quanto se ne parli, in base a come se ne parla in questo momento, sembrerebbero 2 le direzioni che andranno a prendere le posizioni contrattuali con questi 2 giocatori. Di Maria verso il no, cioè la lascia la Juventus, poi vabbè, lasciamo perdere dove andrà, dove non andrà, questo poi non ci compete. Cuadrado verso il sì. Attenzione che verso il sì per il rinnovo di un altro anno va in controtendenza con quello che inizialmente sembrava la direzione. Cioè, Cuadrado, qualche mese fa, prima che succedesse quello che è successo, chiaramente, sembrava fosse ormai lontano da Juventus, tanto che di fatto era praticamente stato, non dico ufficializzato, ma ci ha fatto anche un video, era ufficioso che si sarebbe andati in una direzione. Adesso si continua, si ricomincia a parlare di Cuadrado, ma in ottica di permanenza di Juventus per un anno. Vediamo e cerchiamo di dare una giustificazione a queste 2 cose qua. Perché? Perché in questo momento ognuno di noi, cioè quasi tutti, polemizziamo su ogni cosa che accade dentro e fuori Juventus. Non troviamo tranquillità, troviamo un po' di pace perlomeno, cerchiamo di ragionare sulle motivazioni che spingerebbero anche una dirigenza che in questo momento non è all'altezza sicuramente del compito, però perlomeno cerchiamo di trovare le motivazioni. Poi ognuno può essere più o meno d'accordo, ma di fatto veramente anche noi come tifosi possiamo veramente dare un giudizio di sì o no, ma non abbiamo tutte le carte tra le mani, tutte le informazioni tali per cui possiamo dire sì, è sicuramente giusto quello che fanno oppure no. Cerchiamo di dare più che altro un lettore più ampio. E Di Maria, guardiamo l'annata di Di Maria. Di Maria arriva con un anno di contratto, tra l'altro l'anno di contratto non permette a Juventus di fare il discorso di risparmiare fondamentalmente sulla tassazione, il decreto legge che c'era, che non mi ricordo più quale fosse, ma lo sapete benissimo. E appunto per questo fermo un anno e quindi di fatto lo paghiamo sui 7 milioni netti l'anno, quell'ordo, bla bla bla, e sui calcoli non li stiamo neanche a fare. Il decreto non c'è d'aiuto e quindi anche lì, diciamo, avesse fatto 2 anni sarebbe subentrato questa cosa qua. Da questo punto di vista, quindi il peso è stato molto rilevante. Guardiamo al tipo di rendimento. Di Maria ha fatto una prima parte di stagione, la prima metà, che tra infortuni e non si capisce cosa, non ha mai giocato. Cioè, fino al mondiale, Di Maria è nullo. O meglio, ha giocato qualcosina, poco, anche vi dirò, neanche benissimo, però fondamentalmente l'ottica di Di Maria era quella di arrivare al mondiale. È stato palesissimo così. Poi sicuramente c'è anche un lato magari fisico che non l'ha aiutato, ma diciamo che qualche dubbio ci è venuto. Torna alla Mondiale, al posto di avere un rendimento da post-mondiale, quindi classico giocatore stanco che torna, fondamentalmente fa i primi 2 o 3 mesi dell'anno, da gennaio quando torna, febbraio, marzo e un pezzettino di aprile, li fa molto bene. Peccato che poi, complice secondo me di tante cose, il rendimento della squadra, complice il fatto che il giocatore forse non è più motivato, complice il fatto che la stanchezza sopraggiunge, quindi Maria in qualche modo tira un po' indietro, l'ultimo mese e mezzo, ha fatto veramente male malissimo, tanto che anche nelle partite in cui solitamente lo si pretende, no? Che da Di Maria ci sia qualcosa di più, non fa bene. Penso al famoso scavetto, no? Che sbaglia nel ritorno della partita con Siviglia, ma potremmo anche veramente ricordare tantissime altre prestazioni sottotono in quest'ultima fase. Se guardiamo all'annata di Di Maria, non dico che sia insufficiente, ma alla fine nel complesso, ponderando un po' la media delle prestazioni, è sufficiente poco più. Diciamo che da un giocatore che si chiama Di Maria e che io ho sempre apprezzato e che amo ancora adesso perché penso che abbia ancora dei grandi colpi, non è tanto appunto sufficiente. Se teniamo poi il discorso in un'altra direzione, Di Maria è un giocatore che ha un livello superiore poi a Cuadrado, di cui parleremo appena dopo. È un giocatore che forse può dare qualcosa, ma non è giovanissimo l'età di Cuadrado, per appunto. È un giocatore che non è legato alla maglia particolarmente. Ricorderete quanto abbiamo faticato a prenderlo e quindi sicuramente è stata una convinzione da parte di chi è stato Juventus molto forte. E rispetto a come andrà la stagione e rispetto a come probabilmente andrà la stagione prossima, cioè anche senza coppe europee, per dire, non vedo come si possa proseguire con Di Maria. Da un lato perché Juventus terrebbe un giocatore vecchiotto, terrebbe un giocatore chiaramente con un ingaggio molto alto e sicuramente non propenso ad abbassarselo di molto. D'altra parte il giocatore stesso, magari appunto perché ha le ultime cartucce da sparare, vorrebbe fare qualcosa di più importante, di fare Coppa Italia di campionato, giustamente.
e eventualmente usare ancora l'Europa. Chiaramente la Juventus può ancora qualificarsi in Europa, non è escluso, nessuno ci ha ancora esclusi, ma sappiamo la tendenza quale sarà, però diciamo che il giocatore non vuole rischiarsi, è un po' quello che succederà con le dovute proporzioni, la Pio probabilmente non resterà, ma per i motivi che lui sia più giovane, ambizioso, eccetera, eccetera. Quindi di questo poi parleremo in separata sede. Quadrado verso il sì, prima verso il no, perché verso il no c'era in una fase in cui potenzialmente Juventus avrebbe potuto non avere problemi dal punto di vista dei processi, delle penalizzazioni, Europa sì, molto più sì, contando che Juventus sarebbe seconda, no? In campionato sarebbe comunque tranquillamente qualificabile in zona Champions. Quindi in quell'ottica, in quel momento, aveva tutto il senso del mondo, perché Juventus, ok, magari viene esclusa dalla Champions League, magari poi non va in finale di Europa League, la componente economica viene influenzata negativamente, però da lì all'esclusione dell'anno dopo anche i gironi che portano un bel po' di soldi e ce ne passa. Quindi in quell'ottica ero anche d'accordo sul quadrato, no, meglio dividersi, cercare un terzino più forte, non più forte, ma più giovane su cui puntare per i prossimi anni, dicendo. Adesso la situazione è molto diversa e anche questa cosa qua, che quadrato potrebbe rinnovare, potrebbe essere un po' una sorta di tutela, di prevenzione, di precauzione da parte di Juventus, perché nel momento in cui Juventus non dovesse fare una stagione dignitosa per prossimo anno per motivi prettamente legati all'esclusione dalle coppe, la cosa un po' cambia. Quadrado sarebbe sicuramente un giocatore disposto per l'età e l'attaccamento dopo passarsi l'ingaggio, che adesso è troppo alto rispetto a quello che è il suo apporto. Un giocatore disposto a tenere Juventus per l'amore della maglia e quindi fare quello che si può fare. È un giocatore che sarebbe disposto a tante cose, a non essere il primo perché sicuramente ci sarebbe altri giocatori, ma poi andrebbe a tappare un buco che sarebbe difficile da riempire. Parliamoci chiaro, il reparto del Zini, sono io per primo a dirlo, è un reparto che ha bisogno di di un bel lavoro di qualità e di quantità. Destra e sinistra, torna Cambiasso che giocherà sulla sinistra, ma fondamentalmente anche Barbieri destra che è giovane non è proprio il modo di cui puntarci questo esatto, perfetto, no? Quindi c'è tanto da fare, ma tanto da fare in una situazione in cui Juventus non avrà l'appeal che ha avuto negli anni in cui vinceva, in cui comunque stava bene, faceva le sue coppe, eccetera, eccetera. Non sarà facile prendere tutti questi giocatori. Rispetto a questa cosa qua, l'evidenza è che Riscilio si è rotto, tra l'altro questo va ad acuire il problema, e Cuadrado sarebbe il giocatore che già abbiamo a destra, a cui si aggiunge un altro terzino che magari poi andremo a comprare. Però addirittura due potrebbe essere molto difficile. Ecco perché alla fine trovo sensato in parte, come terzino, come esterno, che Cuadrado possa rinnovare. Non sono felice di questo, perché io penso che sia conseguenza del fatto che la Juventus potenzialmente potrebbe non giocare le coppe europee. Però se guardiamo tutto dal punto di vista di realismo e di quello che è la realtà delle cose, la Juventus non può permettersi né per un discorso economico e finanziario di fare un mercato come vorremmo, né per un discorso ovviamente perché anche i giocatori non è che vengano alla Juventus solo perché Juventus, ma anche per giocare delle coppe che la Juventus si meriterebbe di giocare. Quindi puntare sui giocatori un po' purtroppo, passatemi il termine, è una piccola calciopoli, non andiamo in B, ma fondamentalmente ci metteranno, secondo me, molti bastoni tra le ruote. E appunto per questo, anche vista la passività della nostra dirigenza barra società, cioè chi ha la proprietà di Juventus, penso che non faranno tanto dal punto di vista delle relazioni e quindi la motivazione Cuadrado è legata anche a questo discorso. E quindi dovremo un po' adattarci. È chiaro che sicuramente punteremo sui giovani che quest'anno hanno fatto molto bene, ne verranno integrati degli altri con un progetto tecnico, secondo me, nuovo, ma questo lo vedremo in un altro video. Però qualcosina dal passato che può rimanere, che ha ancora senso rimanere per un certo tipo di ottica, di attaccamento alla maglia, Danilo, no, Cuadrado e Bonucci l'ultimo anno, questi secondo me rimarranno. Anche per questo motivo, Alexandro stesso, il prolungamento, a prescindere dal fatto che poi è un'opzione che è scattata col 50%, quindi era inevitabile. Penso, e lo dico perché non che lo voglia, ma lo dico perché sarà così che potrebbe rimanere, perché per lo stesso tipo di ottica. Parliamoci chiaro, prossimo anno siamo a Juventus solo nel nome e non nel fatto. E rispetto a questa cosa qua sarà molto difficile fare mercato. Abbiamo visto, ripeto, che sarà difficile il prossimo anno, ma è stato molto difficile farlo negli ultimi anni. Pensate a Di Maria quanto ci ha messo per venire, Locatelli per comprarlo, è stato un parto. In uscita è molto difficile vendere, spesso con prestiti, con obblighi o neanche con diritto di riscatto. Quindi attenzione anche nelle nostre aspettative. Fly down, vogliamo bassi perché qui ci sarà ancora da soffrire molto, sperando che chiaramente a soffrire sia insomma, il contorno e non il campo, che il prossimo anno si possa tornare a qualificarsi in Champions perlomeno e fare un bel percorso di Coppa Italia e quindi magari poi approcciarsi alla stagione successiva ancora.
con un'ottica di, beh, proviamo anche a vincere qualcosa. Ma per ora, io lo dico già, anche in base a queste voci, che poi rimangono voci di mercato, di volare molto basso, stare con i piedi per terra, perché, e poi non lamentarsi dopo se le delusioni sono forti, perché insomma dovremmo un po' aspettarci che le cose possano andare in direzione di prudenza da questo punto di vista, piaccia o non piaccia. Messaggio, come sempre, forza Juve, alla prossima. Juve, grido forza Juve, la partita di me che la chiude, non mi diverto, senta almeno 6 sfide al mese, prendi la gente, seguile con il